Continuano i festeggiamenti per questo risultato elettorale, più di 11.000 preferenze, se l'aspettava? È stato un risultato probabilmente al di sopra delle mie aspettative, però anche la campagna è stata lunga, intensa, quindi abbiamo lavorato molto. Contenta che comunque mi abbia premiato la mia città, che mi abbia premiato comunque il comprensorio qua vicino, soprattutto i comuni di Tolfa, Lumiere, Santa Marinella, ma anche Cerveteri, la Dispoli e poi in generale tutta la provincia di Roma. Chiaramente un grazie anche al mio compagno di viaggio, Marco Vincenzi, la nostra saldezza, anche la nostra lealtà reciproca ha probabilmente ripagato tutti e due, siamo entrati tutti e due molto bene. Tante cose da fare, ma soprattutto un grazie enorme a Nicola Zingaretti. Di fatto nel Lazio, nella stessa giornata, 350.000 persone hanno espresso un voto diverso alle politiche e tra le politiche e le regionali. Quindi significa che comunque quando c'è una proposta forte, quando c'è comunque anche una persona che probabilmente ha una leadership più inclusiva e riesce anche ad allargare lo sguardo, ad allargare anche la coalizione, il centrosinistra è ancora vivo, può farcela. Quindi dal Lazio si può fare un grande lavoro per il Lazio, per questo territorio, chiaramente io voglio essere la rappresentante vera di questo territorio, ma anche per tutto il paese, perché proprio il risultato del Lazio dà una speranza vera di ripartenza anche al PD in prospettiva del paese.